di grande emozione. E sarà? Sarà difficile per me stasera parlare per tanti motivi. Non sono un addetto della politica, non sono una persona forse la più giusta stasera per presentare questo riabbraccio generoso, grande e aspettato da tanto tempo con una persona a cui siamo legati. Quindi, non io, ma credo tutti, questa sera abbiamo 10 anni in meno. 10 anni in meno. Era il 2003, è stata la stagione più emozionante per me. Io ho fatto politica nel mio piccolo, scegliendo un'idea, abbracciandola e testimoniandola con un mestiere strano, quello che è il parolaio. Però poi questa idea si è concretizzata, ho potuto dare il mio contributo a favore di una causa vera, cioè partecipare attivamente ad una campagna elettorale. E che io potessi essere utile 10 anni fa a una campagna elettorale, spero di esserlo stato, l'ha scoperto una persona sola, perché prima di allora nessun talent scout aveva capito che un comico, che un parolaio potesse essere utile a un grande, a un intellettuale, a un pensatore, a un creatore. E devo dire, è stata un'esperienza per me, ma segnata ovviamente. E stamattina ero ad Ortona, mi sono rivisto con alcuni amici, tra cui credo sia anche qua Tommaso Coletti. L'abbraccio è stato grandissimo, perché poi si ritorna indietro con la memoria, ti ricordi quel comizio quella volta, ti ricordi, e poi perché non si è fatta politica nel senso più cattivo, scusatemi se dico questa cosa, perché negli ultimi anni ci hanno abituato a schifare la politica e non è giusto e non è bello. Perché la politica è l'arte nobile, la politica, tutti dobbiamo fare politica, tutti dobbiamo testimoniare con la vita le nostre idee. E quindi tornare indietro col tempo è stato emozionante, spero di essere all'altezza della situazione, perché mi hanno dato un compito che non è il mio, cioè riflessioni pubbliche ed un saluto all'amico di sempre. L'amico di sempre non è quello che sta sempre attaccato alla giacca, l'amico è una cosa strana. Quando si conosce una persona e si fa un percorso insieme, anche fossero solo 2 ore, a me capita di fare spettacolo la sera, e quando una sera con 2.000 persone, 3.000 persone, tu sei stato insieme e hai avuto il privilegio tu di parlare e loro di ascoltare, beh, penso che ogni incontro non potrà mai essere cancellato. Io dico che, e ci finivo lo spettacolo anni fa dicendo che alla fine della vita, quando il Padre Eterno farà il conto totale del tuo tempo, beh, nessuno potrà cancellare che per 2 ore, dicevo, la durata dello spettacolo, la mia vita è appartenuta a voi e la vostra vita è appartenuta a me, perché per 2 ore siamo stati insieme. Allora, l'incontro è una cosa che non si cancella mai. Puoi pure odiarlo, puoi ripudiarlo, puoi fare quello che vuoi, ma quando hai vissuto un pezzo della tua vita, pure solo 2 ore, non le cancellerai mai. Allora, l'amico è colui che tu senti che ha attraversato la tua vita, non per 2 ore, magari per un po' di tempo di più, ed è un amico che ci appartiene, noi apparteniamo a lui nella stessa maniera che lui appartiene a noi, perché la sua vita data per una città, per una causa, è stata praticamente un'osmosi. Lui ha fatto quello che ha potuto. Le vicende le conosciamo tutte, inutile
ritoccarle, rivederle, risottolinearle. Io ho fatto 5 anni di seminario, è inaspettata sta cosa, lo so, però è là che ho imparato. E una volta un sacerdote molto in gamba ci diceva l'importanza della confessione. La confessione doveva essere il perdono, la soluzione, no? Però era anche riconoscere i propri peccati. Ed era non riconoscere gli errori, ma riconoscere le colpe. E ci diceva la differenza tra gli errori e le colpe. E noi ragazzi delle medie non capivamo la lieve, non tanto, differenza, no? E invece questo padre bravissimo era un greco e ci insegnava anche greco, ovviamente, e disse: vi faccio un esempio anche banale. Una donna non bellissima, anzi decisamente brutta, si va a confessare e dice: padre, io ho peccato. E il prete dice: che peccato hai fatto, figliuola? E io ho fatto un peccato di vanità. Io credo di essere bellissima e sono vanitosa. Il prete disse: no, questo non devi confessarlo, perché si confessano le colpe. Questo è un errore. Non è un caso che qualche lunedì fa, in un'aula molto concitata, insomma, stavamo aspettando una sentenza importante per una persona, per un amico, ma era importante per la città, era importante per ognuno di noi che ha creduto in quella persona. E quindi poi magari potevano essere tantissime le soluzioni, però uno voleva sapere anche il parere dell'ufficialità. E in quel momento ho ripensato al sacerdote, e poi la prima intervista che mi è stata fatta, un tuo parere a caldo, ho detto: guarda, prendo in prestito una frase del Vangelo: chi è senza peccato scagli la prima pietra. E non mi riferivo al mio amico, mi riferivo a tutto. Ognuno può sbagliare. Un errore. Credo che non ci sia colpa dall'una e dall'altra parte. Purtroppo a volte il destino ci obbliga a fare delle battaglie a cui non eravamo forse neanche preparati. Ma io lo so che vi sto un attimo portando fuori tema, perché vi aspettavate Duccio, però Duccio è senza parole. È venuto fuori in Germania al posto di Induccio, e vi chiedo veramente scusa. Poi se volete giochiamo anche un po', giochiamo un po', ricordiamo Enzo Tortora, e vorrei un applauso per Enzo Tortora. Aveva ripreso la sua trasmissione con una frase storica che conosciamo tutti: dove eravamo rimasti. Io stasera mi piacerebbe usare un'altra frase, oltre a quella che rubiamo al grande Enzo Tortora, col quale ho avuto l'onore di farci 2 puntate nel periodo in cui era radiato dalla Rai. Lui lavorava nelle televisioni private e feci 2 trasmissioni con lui a San Benedetto del Tronto, e ho conosciuto una persona straordinaria, fuori veramente da ogni comune, non dal comune. Beh, oltre alla frase di Enzo Tortora, io ruberei un'altra frase, non solo dove eravamo rimasti, ma da dove siamo partiti. Perché Giambattista Vico ci insegna che è tutta una bicicletta. È un giro, non un biciclo, lo so. Stavamo e c'era Berlusconi, e stiamo, e praticamente sta ancora Berlusconi. Stavamo alle bugie e siamo partiti.
dalle cugine. Potremmo allungare la lista, ma non voglio fare il comico. Dico solo che la storia Pescara l'ha avuta grande negli ultimi anni, ma soprattutto per me la soddisfazione più grande quando il cavaliere, non conoscendo bene né lui né l'autista le strade di Pescara, è stato costretto a passare con l'auto a fianco al nostro palco di Piazza Unione, e solo i cristi le sa, i cristi di capitani. Solo Dio. Facevamo la campagna con pochi mezzi, mi ricordo il centro mi fece un'intervista, disse da che momento ha percepito che potevate vincere? Da subito. E te come mai? Eravamo i più disorganizzati. Era vero, eravamo disorganizzati, eravamo l'esercito sudista, forse un po'. Quella era la bellezza di cominciare una battaglia senza i mezzi. È facile fare il soldato con le stellette tutto a posto, invece è più bello trovare il volontario, non il soldato. Noi non siamo soldati, siamo tutti volontari, e ogni sera è stata una avventura, ogni sera potrei dire 26 sere, perché un amico comune mi ha detto: faresti un favore di fare una sera di apertura a Luciano D'Alfonso? E guarda, con molto piacere, perché lo conosco appena, ho fatto una serata per lui in regione, però non c'è stato un contatto molto vicino, molto diretto. E quindi facemmo sta prima serata, e Luciano ha delle gestualità sue che conosciamo tutti. Quando ti mette la mano sulla spalla, si è fregato. Lui ti ha scelto e tu sei condannato. Ma adesso non te ne vai più. 26 sere bellissime, non le ricordo tutte 26, ma una buona decina sì. Ne voglio ricordare due o tre per dire lo spirito di allora. Una sera faceva forse 4-5 gradi, faceva il vento, stavamo a San Silvestro Spiaggia. C'erano 14 persone. Chiamato Luciano al cellulare: candidato, quando arrivi? Tra un'oretta. Tra un'oretta sa molto di freddo. No, vai avanti tu, ma ce la faccio fare il GP Nation. Ma ne sono poco, Luciano, diciamo che sei. No, facciamolo assolutamente. Quanti ne sono? 14, abbiamo già vinto. Ma ieri sera c'è stato l'altro candidato, ce ne stava uno solo, gli hai da parlare a casa. Allora, questo è uno degli episodi, ce ne sono tantissimi. Una volta c'era un candidato dell'altra parte, io feci una battuta perché avevo visto che stavamo sotto casa sua, e l'ha spenta tutta la cucina, in città, giustamente, ho detto una battuta. Il giorno dopo, tornando a casa dall'ufficio, mi ha detto: guarda, ho telefonato sto tizio. Ah, se lo puoi chiamare? Dico: sì. Tu subito dovevi venire a fare le battute sotto casa mia? Dico: ma perché, c'eri? Ti varrete le finestre. Dietro le finestre ce ne avrei in altri due o tre comizi bellissimi. L'anno dopo la provincia mi hanno dato un altro compito durissimo, quello di fare da, oggi si dice, endorsement a Tommaso Coletti. Io pensavo di conoscere la provincia di Pescara, di Chieti, ma cioè siamo andati in alcuni punti che credo che gli stesse manco un votante. Ci hanno portato la casa e le case. La provincia di Chieti la conosco, ma non sapevo i punti dove Tommaso Coletti andasse a prendere i voti. Quindi
una cosa strepitosa. Poi abbiamo fatto anche delle città grandi, insomma, fatto Migliano. Migliano c'è il mio vicino di Ombrelloni, ho già l'ho raccontata 100 volte, stato, che è Mario Amigone, non è un amico, è un amigone. Lui aveva dato ordine, lui è un grande, lui è molto amato e rispettato, Migliano aveva dato ordine, guai a chi vado ad ascoltare il comizio del centro-sinistra. E là siamo partiti in 15 quella sera. E insomma, no, 3 sono venuti con me, 2 hanno montato l'impianto, ci stavi giù, tu va avanti. E ho cominciato, signore e signori, ho detto, se mi dicete il nome. Cioè, chi adesso parlo io, sono un duccio, ve lo dico prima, così sapete di quei 2 che parlano stasera qual è il comico. Ti lascio immaginare. Però Tommaso è un grande, proviene da una scuola che ha una grande pazienza, una grande tolleranza, quindi a buona, la gente dice sta buona. E quindi, e io dissi proprio una frase che guarda, io so benissimo che se non ci fosse stato un veto da parte di una persona che non è un amico, è un amicone, sta piazza sarebbe piena. Però nonostante tutto noi facciamo il nostro lavoro, io sono venuto qua a testimoniare l'amicizia con Tommaso, eccetera, eccetera, insomma. L'anno scorso Pescara ha dato un grande segnale, una svolta, e poi le province da 2 passarono a 4 al centro-sinistra, e poi ancora l'anno dopo la regione Abruzzo, insomma, sappiamo tutto, ci ricordiamo tutto. E quindi mentre parlavo da 15 cominciava nella 3-3, sono 18, mentre parlavo facevo i conti, 21, 25, 2 sono i 23, arrivato a 49, non ricordo, quasi un'ora, mi sono già detto, Tommaso, vai avanti, al micro, ho detto, Tommaso, vi a parlare, prima che se ne va pure benissimo. Ma la cosa più bella è che io ho detto, non andate via perché tra poco riprenderò, se la dici qualche bugia, insomma. E quindi ho detto vado un attimo, e mi sono andato un po' muro muro così, dalle persiane della piazza di Miglianico, le donne, molte donne da dietro le persiane, Duccio, non ti preoccupare, vi stiamo a sentire tutti qui. Questa è la politica nostra portata per le piazze, per le strade, la politica fatta di uomo a uomo, corpo a corpo, non di porta a porta. La politica non della televisione, delle bugie, a Genova non so quanti pensionati stanno a fare la fila. L'IMU. Io ho scoperto perché si chiama l'IMU, che quando mi è arrivato mio nonno ha detto l'IMU te le mani. Potremmo dire tantissime cose e io ringrazio Dio che sto riuscendo a superare la grande emozione. Potremmo dire tante cose. Mi ricordo il giorno che Luciano entrò e con lui entrò tutta la parte, scusate la presunzione, la parte più bella di Pescara al comune. La parte più nobile e meno interessata. Quando ci vediamo, ma ci vediamo in giù. Perché? Perché tu non hai più bisogno di una campagna elettorale. Adesso sarai tu a dimostrare chi sei. E Luciano, lo dico, e voi lo sapete, noi lo sappiamo tutti, non ha bisogno di comizi, non ha bisogno di programmi. L'altra sera ero a Roma, che avevamo fatto un esperimento con Nicola Zingaretti, che è il presidente della provincia di Roma, l'anno scorso, su un piccolo suggerimento mio, insieme al Sabatino Leonetti, che è il vicepresidente del consiglio della provincia ed è originario di Grognaleto,
detto perché non raduniamo gli abruzzesi e i molisani, perché la moglie di Sabatino è molisana. Abbiamo tentato di fare una cosa in cui sono arrivate 7.000 persone. E Sabatino Leonetti disse, avevano dove anche il 10%. Di Sabatino si matta. E ti ho fatto una ricerca, solo gli abruzzesi nati in Abruzzo, residenti a Roma, sono 68.000. Sento frega. E l'Italia l'ha fatti 1.000. Sei una potenza. Allora sta cosa poi si è risaputa, eccetera. Quindi Nicola Zingaretti quest'anno ha fatto un'attività, non una festa, non una raccolta solo di specifica politica, e eravamo un po' di meno, perché magari quando si mette poi fuori un simbolo qualcuno si sente imbarazzato, eravamo 2.000 comunque. Beh, la frase che mi è piaciuta di più di Nicola Zingaretti, che stimo tantissimo, ha detto: noi non abbiamo un programma da sventolare, il nostro programma è la nostra storia. Io non devo dire chi sarò nel futuro, parlano i fatti, con quello che sono stato finora sarò ancora a testimoniare. E qui ha preso un grande applauso, ma l'applauso più grande l'ha detto, l'ha preso con una frase, sembra banale, però per Roma questa frase è importantissima, una frase semplice. Io non prometto di risolvere tutti i problemi del Lazio, perché neanche li conosco allo stato dei fatti. Vi prometto solo una cosa, di fare tutto quello che so fare, come lo so fare, con una sola parola, onestà. E lì è scattato un applauso infinito, veramente infinito. E quindi, tornando a bomba, direbbe lo zio di Benedetto Croce, tornando a bomba non mi voglio dilungare, voglio solo dire che quando c'è da affrontare qualche battaglia, magari poi nei palazzi non ci so stare, non posso essere un buon compagno e un buon amico nei palazzi, perché non so. Io so parlare, forse, non lo so, cerco ancora di imparare a parlare con la gente, e la mia voce, la mia emozione starà al servizio di questa parte della società impegnata, e soprattutto per Pescara starà per un amico, colui col quale ho fatto un pezzetto di strada insieme che mai nessuno potrà cancellare, e lo vorrei un attimo sul palco, Luciano D'Alfonso. Chi viene sul palco l'applauso lo gradisce nel momento che entra sul palco, veramente. Questo è il momento più importante, perché io ho molte cose da dire questa sera, e tutto quello che dirò, che cercherò di dire, ha un filo rosso che si può rappresentare così: un grande grazie, un grazie a tutti quanti voi, un grazie ad un amico davvero speciale che avete visto all'opera, adesso come in passato e sono convinto come in futuro, Duccio. Un grazie a Nevio e a tutti quelli che Nevio rappresenta, Nevio Felicetti. A
quelli che lui rappresenta e a quello che lui rappresenta, al legame con un pezzo importante di questa città, con alcune significative sensibilità di questa città e della storia della comunità di questa città. E poi naturalmente un grande grazie a quelle persone lontanissime dalla mia formazione di origine che mi hanno consentito la loro fiducia, il loro sì, il loro consenso e io dico anche grande parte del loro cuore. Ecco perché ci tenevo ad avere una serata come questa, ci tenevo che la vicenda si concludesse come si è conclusa. Grazie davvero. Luciano, prima il mio grande amico Nuccio diceva: abbiamo 10 anni di meno questa sera, pensate che fortuna per me è avere 10 anni di meno. Sono emozionato, sì, come quando ti ho abbracciato appena dopo la conclusione di questa terribile vicenda che abbiamo vissuto. Io alla convention al comune non potetti venire perché io sono un vecchio che non sa capire il linguaggio dei telefonini e non lo sapevo che c'era la convention, però ho letto i giornali e ho letto che tu hai detto una frase straordinaria. Tu hai detto che nei confronti dei tuoi avversari non provavi una particolare condizione di risentimento. Ecco, questa è la parola che tu hai usato, hai detto: io non ho risentimento verso i miei avversari. Allora io ti voglio dire una cosa questa sera, Luciano: io non ho la fortuna di avere illuminante la tua grande fede, perché la tua grande fede di cattolico che va magari a riflettere nei posti delle della preghiera per meditare sul suo futuro. Io questa grazia non ce l'ho e ti voglio dire che proprio per questa ragione io invece sono risentito per quello che è come me, credo, la maggioranza di questa rete. Io sono risentito per come ti hanno perseguito in questi anni, producendo dolore profondo a te, alla tua famiglia, ai tuoi ragazzi, al piccolo Cetteo. Allora io invece, non avendo la fortuna, il privilegio della tua fede, questo risentimento ce l'ho profondo per quello che hanno fatto a te e per quello che hanno fatto alla mia città, alla nostra città, per quello che hanno fatto a Pescara. Io in questa città sono nato tanti anni fa e questa città l'ho vista crescere, il palazzo del comune, il palazzo del governo, li ho visti edificare mattone su mattone. Ero un ragazzo, avevo una decina di anni, negli anni 30. Pescara nacque con la fusione tra Castellammare e Pescara e nacque piena di ardimento,
Pescara, che cos'è che la distingue da altre città? Questo suo spirito profondo, come direbbe Italo Calvino, questo spirito profondo che fa di questa città una guida naturale, inevitabile per tutto il resto del territorio dell'Abruzzo. E questa funzione noi siamo riusciti ad assolvere più volte nel corso della nostra storia, superando la tragedia della Grande Guerra che aveva ridotto la nostra città in un cumulo di rovine. L'abbiamo ricostruita grazie a questo straordinario spirito che ci anima, che fa della nostra città una realtà indistinguibile rispetto alle altre realtà dell'Abruzzo. Ora, io non la voglio fare lunga, non la voglio fare lunga, caro Luciano, ma voglio dire, ecco, con questa elettrizzante manifestazione noi riprendiamo il filo del discorso, tornando a far leva su quello spirito profondo che è proprio della nostra Pescara, che i nostri avversari, per deficienza culturale, non hanno mai saputo lo riprendiamo oggi, anzi lo riprenderemo dopo il 23 e il 24 con la grande vittoria che certamente arriverà al nostro schieramento, arriverà al centro-sinistra. E sono contento questa sera di poter salutare i vari candidati che vengono a portarci la loro speranza di vittoria. Vengono tutti in gruppo. Io ricordo le campagne elettorali dei tempi miei, allora non andavamo mai in gruppo. Se eravamo 7 candidati andavamo a fare 7 comizi conclusivi della manifestazione. Adesso invece si viene in gruppo. Bene, li saluteremo tutti assieme e li incoraggeremo a fare del loro cammino in Parlamento un cammino fecondo per l'Italia e fecondo per l'Abruzzo. Ma per quanto riguarda l'Abruzzo, diciamo, tu mi devi fare una promessa. Tu sei un uomo capace di grandi sogni. Tu sei un uomo capace di trasformare i sogni in progetti. E poi sei ancora più capace di trasformare i progetti in opere. Ecco, per l'Abruzzo noi abbiamo bisogno di un grande sognatore. Dimmi che ci sarà in questa partita, perché l'Abruzzo ha bisogno di essere innovato. La speranza, grazie. Presidente! Una regione ai confini del regno come è stato fino a ieri, ma una regione che guida le nostre popolazioni verso un grande futuro, un futuro di lavoro, di lavoro, di lavoro per i nostri giovani, di lavoro, come dice la più bella Costituzione del mondo. Un futuro per le donne di amore e non di violenza. Un futuro che dia ai nostri ragazzi una scuola diversa e migliore. Tu sei giovane, fammi la promessa.
che su questo terreno ti impegnerai con tutte le tue grandi, straordinarie, forse come in tutta la vita, grande e straordinaria intelligenza. Grazie. E io, per me avevano fissato un comizio a Pianella, e nel comizio doveva parlare lui, mi ha fatto aspettare fino a mezzanotte. Aveva un tale rapporto straordinario con la popolazione che io stavo là, godevo per quello che diceva lui, e mi chiedevo, ma io me ne vado a casa, come si fa a parlare dopo un duccio? Ma era la campagna elettorale, e mi abbracciai a dire la mia, e fu. Grazie. È la difficoltà che ci sarà adesso, dopo Nevio, grazie Nevio. Voglio sentirlo più forte l'applauso per tutti gli anni che porta la sua grande esperienza. Il breviario. Il programma era leggermente differente perché volevamo che parlassero prima i due capilista, poi il mio punto di vista e poi una figura che tiene a cuore alla storia sia politica di questa città e anche alla storia politica di questa regione. Però le ragioni organizzative della campagna elettorale mi inducono, diciamo, a stravolgere questo programma, a chiedervi lo sforzo di rimanere fino al compimento, diciamo, della serata, che speriamo si possa concludere per le 20. Mi dovrete aiutare perché non sarà come le altre volte quando ho tenuto a bada la mia emozione. L'intervento di Nevio, le parole di Induccio, questa bellissima sala che, se si potesse rendere oggetto anche della luminosità delle luci, così me la potrei trovare vedibile, mi inducono ad avere la delicatezza e la responsabilità di questa bella assemblea. Vi ringrazio tutti, ringrazio anche Vittoria D'Incecco che ho visto è arrivata. Saluto gli altri candidati che sono presenti, spero di non sbagliarne l'elenco, ma ho riconosciuto Alessandra, Francesca Ciafardini e Gianluca Fusilli. Non so se ci sono altri, ma mi perdoneranno. Vedete, io ci tenevo molto a questo incontro, perché ho avuto la fortuna per tanti anni, grazie al consenso dei cittadini, di essere soluzione dei problemi, di essere il punto di vista di quella parte che tende a risolvere le questioni. Io da qualche anno, esattamente da 50 mesi, mi sono percepito dentro di me più che come la soluzione dei problemi, sia quelli di natura collettiva, sia quelli al pari carichi di dignità di natura privata, mi sono percepito come fonte di problema. Allora non vedevo l'ora che potesse conoscere conclusione il procedimento di accertamento della verità, in maniera tale da poter riabbracciare tutte le persone che mi sono state vicine,
È arrivato il presidente Marini, che saluto con affetto e salutiamo con affetto. Noi abbiamo cominciato un grande cammino in questa città ormai 10 anni fa quasi. Mancano alcuni mesi a 10 anni, tant'è che il 9 giugno del 2003 lo festeggeremo per fare in modo che sia oggetto anche di narrazione quello che abbiamo realizzato 10 anni fa, perché ebbe una carica di forza anche per cambiare il segno delle cose nelle altre province, nelle altre città e anche nella regione. E in tutto questo periodo abbiamo toccato con mano il consenso, la fiducia, l'affetto, la sintonia che ci hanno permesso di realizzare non solo il programma di governo, ma anche una vera e propria vita comunitaria. L'accertamento della verità, dicevo. Lì credo che abbiamo dimostrato che eravamo davvero appartenenti ad una cultura politica differente. Non mi sono mai permesso di dire e proferire parola fuori delle aule di giustizia. Mai ho espresso un giudizio che fosse contundente nei confronti di coloro i quali, incaricati comunque di un servizio pubblico, qual è quello dell'accertamento della verità, stavano adempiendo a un loro dovere. Ho organizzato tutte le energie, documenti, memorie, collaborazioni per fare in modo che emergesse di lì, nel procedimento di accertamento, la verità dei fatti, ed è accaduto. Poi c'è stata una seconda fatica: come gestire il risultato della verità emersa, dare luogo alla pancia, che pure ha la sua grandezza, dare luogo al risentimento, che pure ha la sua cittadinanza, o razionalizzare, o ricordarsi della responsabilità, o ricordarsi anche dell'obbligo che chi vive la condizione della politica, della fiducia e del consenso ha un obbligo di pedagogia rispetto alla collettività, non ha un diritto di demagogia rispetto alla collettività. L'ho detto anche nella sala del Consiglio Comunale, quando mi sono sentito convocato da quelle pietre, da quei marmi, dal sacrale di quello spazio. In quel luogo sacrale noi abbiamo scritto parole, norme, volontà, direttive per tutti, per costruire il futuro della città di Pescara, e lì volevamo tornare il primo giorno dopo che avevamo riconquistato la piena legittimazione. Il giudizio della gente noi lo abbiamo conosciuto dalle urne. L'ultima volta che mi sono candidato ho doppiato il mio più grande avversario, doppiato. Chi ha studiato queste cose nella scienza politica, nelle dottrine politiche, rileva che dal popolo arriva la legittimità, dal popolo. Le procedure descrivono la regolarità. Se si fa consistente la questione, dalle procedure deriva la legalità. Se si fa ancora più consistente, dalle procedure deriva l'illiceità. Ma la legittimità si radica nel rapporto col popolo, è quello che è più significativo per il popolo. E noi dal popolo di questa città, quando c'è stato l'appuntamento del voto, abbiamo avuto una parola molto chiara: voi dovete essere la guida della città. Io vi voglio dire che quel dato elettorale succeduto 8 mesi dopo, noi lo dobbiamo rimediare subito. So che è presente qui qualche nostro amico, qualche mio amico anche di altra formazione politica, che oggi è, diciamo, incertamente alla guida della città. Noi dobbiamo rimediare a quello che è accaduto 8 mesi dopo l'ultima mia vittoria, perché Pescara ci corrisponde. Esiste una coincidenza tra quello che noi abbiamo fatto, quello che noi dobbiamo fare, quello che noi volevamo fare e quello che la città si aspetta. Ecco perché dobbiamo scrivere sull'agenda un nodo molto preciso riguardante il futuro dell'amministrazione e il futuro della storia di questa città.
Io ci tenevo molto a poter fare questo ragionamento in pubblico, per le elezioni, perché c'è la coincidenza del dato elettorale, e voglio dare con tutti quanti voi, come è accaduto sempre quando abbiamo chiamato a raccolta il sentimento collettivo, voglio dare un contributo significativo che si conosca, per fare sì che da Pescara, dall'Abruzzo, parta un grande contributo al cammino e allo sforzo di Pierluigi Bersani. Mi piacerebbe tanto, cari amici, che noi avessimo da conto che non siamo né una città qualsiasi, né una regione qualsiasi. Questa è la città che ha dato i natali a un grande sindaco e a un grande presidente di regione, Giustino De Cecco. E mi piace ricordarlo, in un tempo nel quale si ridiscutono le geometrie istituzionali, le organizzazioni territoriali. De Cecco è stato sindaco, presidente della Camera di Commercio, presidente della Giunta regionale, è stato per una stagione il vertice più elevato di ciò che significava la responsabilità istituzionale. E perché lo cito? Non perché ha il cognome di una grande famiglia, ma perché lui da subito, per primo, capì che il ruolo di questa città è scritto nel ruolo di questa regione e che la forza di questa città nasce non dalla sua solitudine ma dall'alleanza, dal riconoscimento del ruolo anche delle altre città. Quanto mi è dispiaciuto non essere sindaco di Pescara al momento del bisogno della città dell'Aquila. Mi sarebbe molto piaciuto, ci volevo essere, per organizzare un supplemento di soccorso, di aiuto, di ausilio a favore di quella città. Così come mi piace ricordare che questa è la regione che ha dato i natali a dei giganti del pensiero politico, del pensiero economico. Napolitano, quando ha ricordato il presidente, bravissimo, riconosciuto da tutti, bravissimo, anche a livello del mondo, il presidente Napolitano, quando ha ricordato i 150 anni dell'Unità d'Italia, ha citato Cavour per quello che ha fatto dal punto di vista del costituirsi del paese Italia, del sentirsi Italia, ha ricordato Garibaldi, ma poi subito, appena dopo, ha collocato la grandezza di un abruzzese che a me sta molto a cuore, Silvio Spaventa, il quale ci dà una lezione. La sua appartenenza politica tirava, spingeva in una direzione sul fronte di grandi questioni allora emergenti nel paese, perché allora nel paese emergeva non solo la questione nazionale, ma emergeva anche la questione delle infrastrutture, di una unificazione da farsi sul fronte del diritto allo spostamento. Lui, da destra, concepì l'idea della necessità della nazionalizzazione delle ferrovie. Vedete l'onestà intellettuale. Vedete che cosa determina quando c'è la consapevolezza, la sensibilità, la cultura politica, istituzionale, giuridica. Si ottengono i migliori risultati che poi aiutano la vita di una comunità. E Silvio Spaventa è anche colui il quale ha determinato per la prima volta la prima forma di rapporto paritetico tra Stato e cittadino. E a Silvio Spaventa che noi dobbiamo l'insediamento della quarta sezione del Consiglio di Stato, quella sezione dove si giudicano le prepotenze della pubblica amministrazione dello Stato e i diritti dei cittadini. Vedete come una piccola regione, demograficamente piccola, non è condannata a svolgere piccolo ruolo. Una piccola regione, se raccoglie le sue energie, se elabora, se coltiva le idee, se approfondisce, se analizza, se non scommette tutto solo sullo scontro e sul conflitto, alla fine segna, dà contributi importanti, si organizza quello che poi funziona e Spaventa, noi lo dobbiamo tenere da conto, perché è colui il quale ha determinato davvero un passo in avanti nella evoluzione della cultura istituzionale che serve all'Italia. O ancora, questa è la regione di un personaggio come Melchiorre Delfico, che ha concepito a favore di Pescara, lui, Teramano, insediato lì,
a tutela delle caratteristiche anche di quella città, di quella cultura e di quella economia di Teramo, si è fatto carico di immaginare per Pescara quello che ci poteva servire. Lui concepisce il porto di Pescara come zona franca urbana. Voi vedete come non è vero che le persone che hanno una natalità lì sono condannate poi a pensare solo lì, ma le persone che hanno una natalità, che è un fatto che non conta nulla, poi hanno la capacità di pensare regione, di pensare mondo, di pensare ampio. E noi questo dobbiamo drenare a noi quando ci facciamo carico della dimensione politica. Questa è la regione di un personaggio come Giuseppe De Vincenzi, che attorno all'Ottocento si è fatto carico di immaginare come modernizzare l'economia agricola e fare sì che i diritti di quelli che ci lavoravano potessero toccare con mano un principio di inizio di proprietà. Questa è la regione dove si è scritta la parola fine al feudalesimo. Io l'ho detto anche giorni fa a Sulmona, è di un paese del Chietino, di Montenero Domo, l'uomo che giuridicamente ha determinato il superamento del feudalesimo, Giuseppe De Tomasis, facendo in modo che dal possesso si arrivasse alla proprietà dello spazio, del suolo coltivato dalle persone. Certo, per volere di un grande illuminato come Murat, ma fu lui a capire questo e a praticarlo, a declinarlo ad Ateleta. Mentre io parlo di Ateleta così, come un sito fortemente insidiato e insediato in Abruzzo e dall'Abruzzo, l'attuale presidente della giunta regionale, parlando da Castel di Sangro, indicando con il dito Ateleta, diceva che era l'ultimo comune del Molise. Questo per dire come a volte anche la responsabilità pubblica si nutre o della sciatteria o della superficialità o della non piena consapevolezza delle cose. Noi dobbiamo essere quelli che entrano nel merito. Noi dobbiamo essere quelli che si fanno preferire non perché fanno le denunce, non perché organizzano l'inimicizia. A me di tutta la vicenda che ho vissuto, un fatto è dispiaciuto, mi ha colpito molto e faccio fatica a trattenermi. Io quei 70 mesi che ho vissuto da sindaco, assieme alla mia giunta, che non dovrei mai smettere di ringraziare perché mi hanno dato una lealtà senza pari, assieme al mio consiglio comunale, ai dirigenti dei partiti che hanno sostenuto quel grande sforzo, una cosa mi è dispiaciuta. Noi stavamo lì 18 ore al giorno, in prima fila, mai a fare gli eletti che per primi arrivano a teatro a mettere le gambe a cavalcioni, ma sempre a fare i primi che si fanno carico delle questioni. Nel mentre noi eravamo a fare questo, in un ambiente della città c'erano 4-5 persone che organizzavano, progettavano l'inciampo, la palude, la pozzanghera. Di marca politica dico, non sto parlando di quelli che per contratto di lavoro devono fare questo, parlo di quelli della marca politica. E mo che gli è rimasto, mo che è finita così la vicenda, che gli è rimasto a lui? Siamo una grande regione perché abbiamo dato i natali a straordinarie personalità. Mi guardavo in questi giorni quali sono quelli che fanno parte, diciamo, di una dorsale elevatissima sul piano della elaborazione, quelli che ho citato, ma Benedetto Croce per esempio, Raffaele Mattioli. Se dovessimo fare un pantheon, e lo faremo, un pantheon dell'Abruzzo, per cercare di capire dove inizia e dove finisce una possibile narrazione dell'Abruzzo, perché ci darà forza, ci darà energia. Ho ritrovato per esempio che anche Adriano Olivetti si è affascinato all'Abruzzo, ha intrapreso economicamente a Pietranzieri con i giovani diplomatici lì nel 1954-55, per dire come questa terra di mezzo, come siamo noi, ha destato la curiosità di molti. E che cosa è accaduto nel frattempo in questi anni? Noi abbiamo dei numeri scadenti, rovinosi, ma non solo sul piano demografico, perché quello, diciamo, deriva dalla condizione della natura delle famiglie e delle persone.
Noi abbiamo dei numeri preoccupanti, che sono i numeri del lavoro che non c'è, i numeri della natalità imprenditoriale, i numeri della sofferenza bancaria, i numeri dell'abbandono scolastico. Noi dobbiamo fare in modo che tutto questo venga razionalizzato, dobbiamo fare in modo che i poteri dove ci sono vengano intercettati e utilizzati. Io dico sempre che questo paese, quando ha voluto, si è dotato a livello nazionale per i territori di norme straordinarie. Pensate alla rivoluzione della riforma del titolo quinto del 2001, che ha fatto in modo che le regioni si dotassero di norme davvero all'altezza, per fare sì che ogni regione si doti di una specie di capacità statuale per garantire la buona vita, la comodità della vita delle persone e delle imprese. E però qui noi non abbiamo toccato con mano questo. Io ho un dato che mi fa dire che in questa regione il corso delle cose deve cambiare, il dato riferito a coloro i quali da 10 anni vanno alla ricerca di lavoro. Non sono sempre gli stessi, ma c'è sempre lo stesso dato: 65-70 mila persone dal 2001 sono alla ricerca del lavoro che non trovano. Questo è un dato che descrive, che accende luci, così come accende luci un altro dato: la natalità delle imprese in questa regione è affannata, non trova facilità. E noi ci dobbiamo mettere d'accordo su una verità: che il lavoro che non c'è si risolve in corrispondenza della facilità della vita delle imprese. E chi è che rende facile la vita delle imprese? Rende facile la vita delle imprese quando si declina adeguatamente il potere pubblico, la funzione pubblica, la funzione amministrativa. Vedete, c'è un altro dato che vi voglio citare: tra il risparmio bancario di questa regione e la collocazione bancaria di ciò che c'è in questa regione sul piano del credito, noi abbiamo un differenziale di 1 miliardo di euro. C'è 1 miliardo a favore del risparmio non collocato. E perché non si colloca questo miliardo di risparmio bancario che rimane quasi in frigorifero? Perché l'impresa si sente spaventata, perché non c'è una condizione di fiducia nella vita dell'impresa. Noi dobbiamo fare in modo che l'impresa si senta aiutata dal consenso, aiutata dalla fiducia. Noi abbiamo bisogno che l'impresa si senta coccolata. Perché le Marche vanno meglio? Perché nelle Marche ci sono 220.000 imprese e lì c'è una forma pattizia che funziona davvero tra la filiera istituzionale e tutto ciò che deve accadere dal punto di vista economico. Noi dobbiamo fare in modo che in questa regione la vita delle persone sia facilitata sul piano dello studio, della formazione e dell'educazione. Ci sono realtà aziendali che cercano risorse umane che abbiano caratteristiche elevate sul piano della formazione e dell'educazione, anche dico educazione, per non costringermi ad esaurire il valore della formazione della scuola solo alla cruda formazione. E anche lì dobbiamo elevare l'asticella, facendo in modo che ci sia una migliore corrispondenza rispetto alle caratteristiche del luogo del lavoro, facendo in modo che i tirocini non sia l'opportunità solo per i più fortunati, ma che ci sia una premura, una politica, delle misure che facciano sì che davvero i tirocini siano su misura delle richieste di tutti. Noi dobbiamo fare in modo che lo stage sia allo stesso modo un'occasione praticabile da un numero crescente di persone, perché un ragazzo che il lavoro non ce l'ha, nel senso che non ha potuto assaggiare neanche l'introduzione, l'ingresso al circuito lavorativo, se ha soltanto il colloquio come possibilità di farsi conoscere e riconoscere, il colloquio dura 13 minuti, può anche non farcela a fare bella figura, se invece ha come possibilità il tirocinio, se ha come possibilità lo stage, è come se il colloquio durasse 6 mesi, 180 giorni, e ce la fa di più quella caratteristica, quella bravura personale, quell'attitudine, quel profilo di persona a farsi apprezzare. E questo non può essere affidato solo alla famiglia. La premura su questo momento della vita delicata del giovane non può essere affidata solo alla famiglia. Noi abbiamo un'idea dello Stato che su questo interviene, non si ritrae, non si fa, come dire, risparmioso, rimpicciolito, liofilizzato, ma si fa interventista, intelligente, che assume iniziative e le pratica. Noi dobbiamo fare in modo che anche i territori siano visibili.
siano visibili, siano godibili, siano vivibili, siano comodi. E che significa rendere un territorio visibile, comodo? Fare in modo che ogni territorio faccia emergere di sé quello che di meglio ha. Noi in questa regione abbiamo delle ricchezze straordinarie. Ieri ho parlato dando il mio saluto, il mio contributo a Sulmona. Come si fa a non cogliere che Sulmona è una città significativa non solo per chi vive ed è di Sulmona, per chi sta lì dentro quelle mura di cinte, bellissime tra l'altro. Sulmona esprime il suo carico di significato per tutta una comunità più ampia servita. Sulmona è un centro storico di grande parte dell'Abruzzo. Sulmona ha dato i natali a Capograssi, che è stato oggetto di riflessione straordinaria di un grande anche della nostra comunità politica di riferimento come l'onorevole Moro. Sulmona è Ovidio, Sulmona è il luogo dove ha studiato Panfilo Gentile, ma Sulmona è Capograssi, quello che quando l'onorevole Moro venne ad Atri nel suo ultimo discorso lo citò a piene mani, dicendo che aveva imparato la cultura della tolleranza da Capograssi di Sulmona, dal cattolico Capograssi, dal giurista cattolico che si pone la domanda delle conseguenze come la più parte della domanda etica, che è la domanda delle conseguenze. Sulmona, che Federico II la elevò come capitale di quella formidabile stagione dell'Abruzzo, quando l'Abruzzo si convocò tra sé e se stessa ed espresse grande parte delle sue potenzialità. E la Sulmona che sta a cavallo anche di quella formidabile zona che adesso sta cercando di liberare tutte le sue potenzialità. Pensate voi a come noi potremmo facilitare i collegamenti tra il Basso Chietino, il Chietino marittimo e il Chietino elevato dell'Alta Val di Sangro, Castel di Sangro e Sulmona, quel campo elettromagnetico di confine anche con la Campania. E lì noi, oltre a portare competitività economica, possiamo offrire anche qualità del prodotto culturale, la vita comunitaria che si tocca a Sulmona, quella formidabile condizione di percorribilità di vita che c'è per i bambini, per i giovani. Ieri ho provato invidia quando ho visto i bambini di Sulmona che liberamente passeggiavano lì senza la presenza di alcun gendarme. Questo accade nelle città che hanno le caratteristiche della comunità. E ancora, cari amici, noi dobbiamo fare in modo che i piccoli comuni non siano vittime invalidate di una normazione del giovedì casuale che si fa in Parlamento, come abbiamo dovuto assistere, rilevare per tutto l'anno passato. Ogni giovedì c'era il rischio di una brutta notizia per questo livello di piccolo comune, livello demografico, per quell'altro livello demografico di comune. Avendo in mente l'idea di un territorio ampio come quello di una regione dove vive e sopravvive solo una grandissima città demograficamente significativa. E che idea è questa delle libere scelte di vita? Io ho fatto il sindaco di Pescara. Da sindaco di Pescara ho proposto una legge che precisasse il ruolo e gli strumenti per l'Aquila città capoluogo. L'ho fatto, lo dico, lo ripeto, lo rifarei, lo rifarò se avrò qualche altro strumento. Da sindaco di Pescara dico che non è concepibile la reductio ad unum. Noi dobbiamo fare in modo che ciascuno viva dove ha scelto di vivere, organizzando le alleanze, l'erogazione in termini di alleanza dei servizi, ma non la soppressione dei municipi, non la soppressione delle democrazie locali. Chi pensa questo non sa nulla della storia dell'Italia. Se fosse vivo ancora Spadolini, parlo di Spadolini e del suo pensiero laico, parlo dello Spadolini della voce, parlo dello Spadolini storico contemporaneista che sa che dai piccoli comuni è arrivata grande parte dell'idea dell'Italia. Ma come si fa a ragionare in questi termini? E da una parte si fa questo e dall'altra parte si accoglie in maniera così passiva, in maniera così da fontamara, il prodotto del patto di stabilità, che è la cifra che descrive il rapporto sbagliato tra noi e l'Europa. Noi lo dobbiamo ricostruire, riprecisare il rapporto con l'Europa. E
una dualità da precisare, il rapporto nei territori tra piccolo e grande, tra il piccolo comune e la grande città, ed il rapporto di tipo verticale tra territorio, che è in un qualche modo l'esternalità della territorialità e il centro del centro che è l'Europa. Rapporto verticale e rapporto orizzontale. Con l'Europa noi dobbiamo essere competitivi, dialoganti ma competitivi, mettendo in discussione, primo, delle spese del patto di stabilità, non possiamo fare tutto un mucchio, le risorse che vanno alla sicurezza del suolo e alla sicurezza degli edifici destinati all'erogazione dei diritti fondamentali, le scuole, non possono essere oggetto passivo di una lettura burocratica del patto di stabilità, la messa in sicurezza delle scuole. Vedete, io qualche volta dico che per prendere i voti e riprenderli soprattutto, perché dopo che si sono presi i voti vanno ripresi i voti, perché una classe dirigente quando viene confermata almeno due volte, una sola volta, può essere anche una classe di fortunosi e non dirigente. Noi dobbiamo fare in modo che le cose si dicano e si facciano. Noi quando abbiamo amministrato questa città 2 milioni di euro li abbiamo spesi per i paraangoli delle scuole. Sapete che sono i paraangoli? Quelli che consentono al bambino di potersi spostare facilmente per non sbattere la testa. Il diritto al movimento è il diritto fondativo del bambino. Le mamme ci hanno detto questo. Le scuole sono un luogo privilegiato della cittadinanza. Se questo fa il comune, lo Stato e l'Europa devono fare in modo che il resto sia oggetto di flessibilità regolatrice economica, contabilistico-giuridica. E non è possibile che il giudice Guariniello a Torino, lui lo ha dovuto fare, abbia potuto scrivere una lettera al sindaco Fassino e al presidente della provincia per dire: voglio controllare quanti soldi ci mettete per la sicurezza delle scuole, perché quelli lì non ci possono mettere nulla per il patto di stabilità. E non deve arrivare adesso un sindaco con tre corna del Movimento 5 Stelle o della Lega Nord che alla fine ponga questa priorità. Dobbiamo essere noi con vigore a lanciare la questione sulle scuole, sulla difesa del suolo. In Abruzzo ci sono 16 zone a rischio, ad alto rischio idrogeologico, e sono contento che sarà Bersani il Presidente del Consiglio dei Ministri. Perché dico questo? Non mi giudicate male, presumo che sarà suo capo di gabinetto quello che lo ha fatto quando stava all'industria. Zaccardi, consigliere di Stato, è stato a capo del Ministero dell'Ambiente e quando scoprì la gravità delle zone a rischio idrogeologico dell'Abruzzo disse: ma qui è tutto un pericolo. Sono contento che ci andrà Bersani, perché avrà uno stretto collaboratore che gli consentirà la volgarizzazione del dramma di una regione come questa, che non ha bisogno di 100.000 euro a zona a rischio idrogeologico fatto per 16, perché con 100.000 euro per 16 ci si mettono i fiori, non si risana. A Caramanico Terme c'è un leone che è alto un chilometro, che può divorare quella città, ma dobbiamo aspettare che arrivi quel leone a divorare per agire. C'è bisogno di un piano che risani il suolo, e ha fatto bene Bersani a sollevare quella questione. Grande parte delle risorse che verranno razionalizzate noi le dobbiamo declinare, dispiegare per il suolo, per la manutenzione del suolo. Vedete, anche all'Aquila, poi dico una parola su quei cartelli, anche all'Aquila ricostruire costa molto di più che prevenire. E potevamo organizzare un'azione di prevenzione lì. L'ingegner Cazzaniga, sottosegretario al bilancio del governo Ciampi, ci disse che lì c'erano situazioni a rischio. Allora noi ci dobbiamo mettere davvero al lavoro, facendo in modo che su ognuna delle questioni che noi possiamo contribuire a far conoscere, perché noi non siamo delle individualità isolate, noi abbiamo un collettivo, come dice Bersani, il collettivo che è il partito, che sono le situazioni coltivate dentro le istituzioni, quest'obbligo di rappresentanza, di circuito pieno che noi abbiamo come il cittadino.
Noi abbiamo un'agenda di priorità che può essere rilevata come tale anche al momento della decisione governativa. Noi dobbiamo fare in modo che in Abruzzo finisca la stagione della decuplicazione delle strutture. Negli anni 70 e 80 ogni comune, per farsi percepire esistente, si faceva l'impianto sportivo, addirittura anche la piscina. Non c'è più questa stagione. Facciamo in modo che quello che si è fatto che vale eroghi servizi anche a più comuni. Le strutture non vanno più doppiate, va potenziato il trasporto. Noi dobbiamo scommettere sul trasporto delle persone. Sul trasporto ci passano le persone, sul trasporto ci passano i lavoratori, sul trasporto ci passano anche gli studenti, sul trasporto ci passano quelli che vanno alla ricerca della salute. E guardate, ragionare nei termini del potenziamento del trasporto. Il migliore è quello su ferro, ma ha dignità anche quello della gomma rivolta al collettivo, gli autobus. Il ferro vale di più. Il trasporto sull'acqua è molto significativo per la vita economica delle imprese. Il cielo consente alle imprese abruzzesi di acquisire forza lavoro competitiva anche all'estero, occasioni anche all'estero e rispetto contrattuale dei tempi. Su questo noi vogliamo che, avendo ruolo di governo a Roma e domani all'Aquila, ci possa riuscire una filiera di buone azioni. Noi dobbiamo fare in modo, cari amici, che ci accada di mettere in pratica l'idea che abbiamo della politica. Io qualche volta interloquisco con mio figlio quando cerco di fargli intendere dove sta la differenza, perché attenti, cari amici, quando scompaiono le differenze non solo accade il disordine in politica, anche la giustizia diventa mala giustizia quando c'è un ammatassamento. Nei fatti, che cos'è che è accaduto in questi lunghi mesi di vita processuale? C'era un ammatassamento, conseguenza anche di un ammatassamento di denunce che aveva preso il posto della competizione politica, e noi abbiamo dovuto ricostruire l'ordine delle cose. Siamo entrati nel merito. Noi quando entriamo nel merito riusciamo a prevalere. Dal merito trova nutrimento la democrazia. L'Italia giusta è un ottimo slogan, ieri lo ha spiegato bene Franco Marini, come gli capita spesso a Città Sant'Angelo. Io avrei aggiunto però: l'Italia giusta è l'Italia del merito che si riconosce e del merito che viene coltivato quando si entra dentro le questioni, altrimenti l'alternativa prevale, che è quella della pancia, della battuta, del sorriso. Noi dobbiamo fare in modo che si entri nel merito. La differenza nostra con gli altri qual è? L'idea della politica. Primo, per noi la politica non descrive un'alto collocazione gentilizia, patrizia. Ce lo vedete voi il presidente Monti che riceve il sindaco di Elice o di Corognaleto? Va bene Monti, ma anche Passera. Ce le vedete voi a parlare il sindaco di Corognaleto? Non è un comune qualsiasi Corognaleto, nel Teramano è un comune che ha dato i natali al legname per le navi dei vichinghi, e per la mancanza di legname sono scoppiate le guerre in Europa nell'antichità. Corognaleto ha un quartiere che è giuridicamente alleato, consociato al comune di Venezia. Ogni anno a Corognaleto ci va l'assessore alla cultura di Venezia, anche lì era una questione di legnami e di imbarcazioni. Il sindaco di Corognaleto oggi ha emergenze su 30 questioni per 31, e lui avrebbe bisogno di interloquire col parlamentare, ci riesce. Molti parlamentari del PD lo ascoltano, ma non hanno fino al 25 strumenti con la regione, col governo del paese. Io non ce lo vedo un colloquio di questo tipo. Invece io con Bersani un colloquio di questo tipo lo vedo scorrevole, lo vedo funzionante. Noi abbiamo un'idea della politica che riempie il vuoto che c'è, mi piace dirla questa cosa qui, tra la norma generale che fa il Parlamento, che fa l'Europa, e poi la condizione di vita concreta della persona, dell'impresa. È lì che si annida questa ricchissima condizione che è la democrazia, che viene espressa dall'eletto. Quante volte mi è capitato di fare buone azioni all'indirizzo o dell'individuo o del collettivo, chiamando a raccolta l'eletto di quel livello o di quell'altro.
Mai si può dire davanti al porto di Pescara che in quelle condizioni non è mia competenza. Non si può dire. Mi piace raccontarlo, mi dovete ascoltare anche su questo passaggio perché ho una voglia matta di dirla. Io mi sono formato leggendo un bellissimo giornale, naturalmente che non viene pubblicato più da un settantennio, però nelle biblioteche si trova, si chiama La Croce di Costantino, esce a Caltagirone. C'ha un sottotitolo che ha questa scritta, esce come e quando può. Io penso che la condizione del politico è esattamente questa, di quello che non ha una visione gentilizia, patrizia, di quello che non teme quando la cittadinanza si raggruppa o per protestare, come fanno a ragione quei ragazzi, quelle persone che dicono no ad un centro oligalleggiante, perché noi vogliamo l'acqua del mare serena, accogliente, come Dio ce l'ha data. Noi abbiamo bisogno di dispiegare tutto quello che abbiamo appreso in questi anni. Abbiamo dei parlamentari formidabili, abbiamo due capilista di assoluto valore. Noi abbiamo dovuto rimediare al nostro interno anche alle storture di una legge. La legge Porcellum è il frutto diabolico di applicazioni oscure, una legge che praticamente assume dall'alto i parlamentari. E rispetto a questa legge non c'è stata vittoriosamente la volontà di cambiarla. Il PD però la parte sua l'ha fatta fino in fondo. Per la parte che lo riguarda il PD è riuscito. Ha fatto in modo con le primarie di ridare cittadinanza agli elettori. Adesso c'è un'altra parte però da rimuovere. E fare sì che questa legge non produca quell'altra quantità di negatività che è lo sgoverno che introduce questa legge, perché non fa vincere, perché non consente serenità di risultato, perché è una legge pensata per fare in modo che chi vince vinca il meno possibile e chi perde, perde il meno possibile. Allora c'è bisogno, dopo l'esito elettorale, quando si è toccato con mano la prevalente manifestazione di volontà dei cittadini, che Camera dei Deputati e Senato della Repubblica siano convergenti, ma non conquistando questa convergenza con le dazioni che annacquano, inciampano, impaludano, ma attraverso la nettezza di un risultato. Chi ha inventato l'espressione voto utile? Questo è il momento di immaginarlo e declinarlo. E lo dobbiamo fare non per organizzare la sostituzione di cognomi degli uni con degli altri, ma perché l'agenda delle cose che ci stanno a cuore ha bisogno poi di decisivi tagli. La riforma del patto di stabilità richiede una precisa compattezza numerica, il dialogo con l'Europa, con la schiena dritta, facendo in modo che non si dica mai più che le politiche del welfare siano affare dello Stato membro. È una cosa che non significa niente. Se l'Europa è candidata ad essere la nuova frontiera della politica istituzionale, anche in Europa si devono partorire le politiche di welfare, le politiche riferite ai diritti di vita delle persone, ma non i progettini dei convegnini, non i progettini dei convegnucci, ma le politiche che determinano cambiamenti della realtà. Così come noi dobbiamo fare in modo che rinasca una stagione delle infrastrutture in questo paese. Lo dico al presidente Marini, lo dico a Lolli, lo dico al capolista al Senato Stefania Pezzopane, lo dico al capolista alla Camera Giovanni Legnini, lo dico a tutti i parlamentari che verranno eletti, a quelli che noi vorressimo venissero eletti ancora di più, a Vittoria. Noi dobbiamo fare in modo che si ripristini una cultura delle infrastrutture. Qui si è organizzato il no dovunque, dalla TAV a qualsiasi opera che abbia un minimo di consistenza. Noi dobbiamo fare in modo che ricominci una stagione di infrastrutture. Dobbiamo fare in modo che le ferrovie parlino il linguaggio delle persone, delle città, dei territori.
Franco Marini, Giovanni Legnini, Stefania Pezzopane. Non è possibile che in Romania i consorzi industriali hanno i raccordi ferroviari. La Romania, io uso questo termine a volte anche per essere scherzoso, e in Abruzzo i consorzi industriali non hanno i raccordi ferroviari. Non è possibile questo, c'è un errore strutturale, nodale. Il piano dei trasporti, la regione non deve essere un boccone per far sorridere il progettista che lo fa, ma l'impianto ferroviario deve essere su misura dell'impresa, l'impianto ferroviario vicino alle zone industriali. Noi abbiamo come opere di Re Ferdinando, quello ci sta ma non è collegato, quell'altro ci sta ma non è finito, quell'altro c'è ma è claudicante. Ma soprattutto, quando uno ha prodotto quello che ha prodotto e lo ha fatto bene, e lo ha fatto con la paura degli operai di perdere il posto di lavoro, quel prodotto poi deve essere messo in giro per il mondo, deve essere collocato nel mondo. Oggi in Abruzzo non può accadere questo. E allora priorità, perché la politica, oltre a riempire il vuoto tra la norma ed il bisogno, è l'arte di stabilire le priorità. Al tempo dei patrizi le priorità le stabilivano i patrizi, al tempo della democrazia le priorità le stabilisce la gente, non ragionando di pancia, ma godendo della pedagogia della politica, della capacità di indirizzo e di progetto. Allora, cari amici, io mi avvio a concludere. Ne vorrei dire ancora tante di cose. Una ultima riflessione. Giannino si è dimesso. Giannino, diciamo, quell'inseguitore di approfondimenti che è Giannino. Credo che ad un 10% della popolazione universitaria Giannino piaccia. La popolazione universitaria non sono 60 milioni di persone, è un po' di meno. Il 10% è molto di meno della quota che serve per entrare in Parlamento. Però Giannino è simpatico. Giannino pone una domanda: è la copertura economica per fare quello che D'Alfonso dice? Io faccio un azzardo. Io prima di conoscere Franco Marini, di quella cordata di attività politica che Marini ha rappresentato prima nella parte dei cattolici democratici e poi nella parte, diciamo, più evoluta di cultura progressista, io ho conosciuto Carlo Donat-Cattin. L'ho potuto frequentare a poco tempo, ma subito mi convinse la sensibilità, diciamo, riferita alle cose della vita concreta. Ho avuto anche una bella opportunità di lavoro, introdotta da lui e definitami da chi è venuto dopo. Bene, parlando in concreto e sapendo che a ciascuno può venire una buona idea, non solo al rettore della Bocconi, può venire a ciascuno. Io ho dato uno sguardo